Oggi, tra l'altro, ricordiamo la 58esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. E allora, fratelli e sorelle, vogliamo pregare anche noi per questa intenzione in modo particolare. Pregare per ciascuno di noi perché tutti siamo chiamati. Non è chiamato solamente colui che sceglie poi di vivere una vita di speciale consacrazione. Certo, noi subito individuiamo come vocazione chi fa una scelta del genere, ma tutti quanti noi, fratelli e sorelle, siamo chiamati, dobbiamo rispondere cioè al Signore che vuole per noi la realizzazione della nostra vita, vuole che ciascuno di noi percorra fino in fondo la strada della perfezione, la strada della santità. E poi chiaramente dobbiamo pregare per tanti giovani che trovino il coraggio di rispondere ad una chiamata di speciale consacrazione. Davvero c'è bisogno di sostenere la Chiesa in questo momento, perché davvero tanti ragazzi, tante ragazze possano rispondere con disponibilità ad una chiamata di speciale consacrazione, come sacerdoti, come religiosi. Ecco perché nella Chiesa non manchi mai questo esempio, questo modello anche di cammino e di risposta alla chiamata di Dio. E allora, fratelli e sorelle, preghiamo perché il nostro stato di chiamati possa davvero rendere una testimonianza credibile nel mondo in cui viviamo. Così speriamo e così sia.